Avalte Merazzi per questa bella, affascinante, documentata ricostruzione che ci fa capire come quello che è successo qui il 29 di aprile non è un caso, nel senso ha un retroterra e questo di solito, almeno noi che veniamo da fuori, non lo sappiamo, quindi ora lo sappiamo e mi è sembrato veramente opportuno, tra l'altro quel gesto di andare a recuperare i corpi, portarli giù nonostante la proibizione tedesca è uno fascista. Dei più fascista, scusa, è uno dei più comuni e pregnanti esempi di resistenza civile che non solo qui ma anche in altre zone è avvenuto, la pietà umana di comporre i corpi e dare una sepoltura degna nonostante la proibizione dei fascisti e tedeschi. Ora diamo la parola a Toni Rovatti che ci parlerà del dopo, cioè che cosa è successo dopo a tutti coloro che hanno commesso crimini in quel periodo, la punizione, il suo titolo è la punizione legale del nemico nel dopoguerra, scelte e contraddizioni. Buonasera, ringrazio intanto per l'invito, per essere qua e vorrei partire anch'io dai quattro partigiani di cui si è ricordata la memoria questa mattina e con cui ha finito l'intervento precedente, perché appunto con la liberazione e gli eventi della fine di aprile si finisce qualcosa, finisce la guerra, inizia un'altra fase, ma in realtà non finisce tutto. E Maffioli, Brenna, Conti e Baracchini rimangono parte di quelle vittime di cui si chiede giustizia nelle aule dei tribunali nell'immediato dopoguerra. Non conosco a fondo e non ho potuto in questo breve periodo rubare la sentenza, ma qualche notizia sì, tra l'11 e il 29 novembre del 1946 presso la sezione speciale della Corte d'Assise di Como viene portato in giudizio Emilio Castelli, che è il vice federale di Como, che è responsabile del centro antirebelli di Menaggio e quindi responsabile, sono imputato anche del rastrellamento, comandante della sesta compagnia dell'undicesima brigata nera Rodini, nonché commissario prefettizio sempre di Menaggio. Lui e il suo vice vengono condannati in un primo momento a morte, compreso per l'uccisione dei quattro partigiani di Tongo, e una sentenza che in realtà però verrà poi rimessa in discussione dalla Corte d'Assise di Viterbo successivamente con una commutazione a 30 anni di carcere e poi molto rapidamente verrà concessa l'amnistia, l'amnistia del 46, e quindi non so esattamente in che tempi, ma in tempi relativamente rapidi, questi che sembrano essere i due responsabili maggiori della catena di comando di questo rastrellamento sono liberi nell'arco di 5-6 anni dalla fine della guerra. Non entro nei particolari, ripeto, perché non ho in mano la sentenza della sezione speciale della Corte d'Assise di Como. Questa non è una storia particolare, è una storia molto diffusa nell'Italia del dopoguerra e quindi cercherò di dividere il mio intervento, di essere il più possibile rapida, ma vi chiederò una cavalcata nei primi due anni del dopoguerra, cercando di fare una sintetica ricostruzione del progetto giudiziario di punizione del nemico che avviene dal 1944 viene attuato tra il 45 e il 47, per poi soffermarmi su alcune riflessioni sull'immaginario storico del fascismo repubblicano che esce da questa normativa e da questi processi e anche inevitabilmente l'immaginario della resistenza, perché c'è uno sguardo interpretativo, una configurazione attraverso questi processi. Dopo la liberazione entra in vigore molto rapidamente nel giugno del 1945 una legislazione speciale
temporanea, pensata fin dall'inizio come temporanea, per una rapida giustizia legale sui delitti fascisti, ed in particolare per i reati di collaborazionismo. Vengono istituite appunto delle corti speciali già nel giugno del 1945. Si tratta di una giustizia formale, istituzionale, con cui il nuovo Stato democratico vuole mostrare la propria forza nel più deciso rifiuto di ogni utilizzo strumentale della legge. Dovete pensare che il fascismo repubblicano in particolare, ma in generale il regime fascista, usano le sentenze di condanna a morte per spesso per ammantare di legalità delle vere e proprie rappresaglie, e questo è molto sentito dalle popolazioni. È una giustizia decentrata nel contesto locale, una giustizia che vede le corti provinciali disorganica in realtà e incapace, non è questo l'obiettivo, di costruire una memoria del fascismo repubblicano e della sua violenza. Perché in realtà questa giustizia così veloce, così rapida, pensata appunto in un primo momento come una giustizia che si deve concludere in 6 mesi, poi verrà via via prorogata fino alla fine del 47, ha un obiettivo da parte dell'antifascismo, dei partiti antifascisti, del governo di Roma, ma anche della resistenza: arginare la giustizia, la sete di giustizia, di vendetta che c'è nel passaggio dell'immediato dopoguerra. Ed è chiarissima questa cosa, cioè è esplicita nella documentazione, nei documenti che la istruiscono. Le basi delle norme giuridiche, e qui entro vagamente nel tecnico, ma credo che sia importante, sono due testi di legge distinti e che sono emanati in due diverse fasi storiche da compagini governative differenti. I testi giuridici che sono alla base del giudizio su il nemico, appunto, e sui crimini fascisti sono un decreto luogotenenziale del 27 luglio del 1944 sulle sanzioni al fascismo, che viene emanato dal primo governo Badoglio ancora durante il conflitto, cioè con la liberazione, da 4-5 mesi Roma è liberata, ma insomma siamo ancora nel pieno del conflitto. E viene licenziato un testo base sia in materia di epurazione che di sanzioni contro il fascismo, che fa una prima cosa fondamentale: abroga l'intero corpo di disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici fascisti e tutte le sentenze esecutive emanate dal fascismo, quindi cancella la attuabilità esecutiva della legislazione fascista. Dall'altro cerca di costruire una normativa complessa che si collega sia al codice Zanardelli del 1889 sia al codice Rocco del 1930, in cui per la prima volta vengono configurati i caratteri delle diverse figure di reato imputabili ai fascisti e le relative pene. Non mi soffermo sui delitti fascisti, cioè su questo che, quello che questa normativa cerca di fare, su quelli che sono i crimini del fascismo tra il 22 e il 43, ma soltanto sull'articolo 5. L'articolo 5 sanziona l'attività illecita fascista successiva appunto all'8 settembre 1943 e lo fa con una scelta molto precisa, cioè richiamandosi a questo reato di collaborazionismo e richiamando come norme di legge per le condanne il codice penale militare di guerra e in particolare i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato attraverso l'aiuto al nemico. La logica è: noi portiamo in giudizio i fascisti repubblicani per l'aiuto che hanno dato all'occupante tedesco in contrasto con lo Stato legittimo, che è quello, come dire, del Sud e della monarchia. È una scelta molto precisa e interpretativa che dà una idea del fatto che la violenza fascista sia una violenza sempre subalterna a quella dell'alleato tedesco e che sia sempre, come dire, portabile e giudicabile per questo motivo. L'altro testo di legge fondamentale, con le quali appunto viene attivata questa giustizia speciale a seconda dei territori tra il maggio e il giugno del 1945, è il decreto luogotenenziale invece 22 aprile, e che è quello che istituisce le corti straordinarie d'assise, questi organismi speciali di cui vi parlavo prima. Viene istituito subito prima della liberazione con appunto l'intento di arginare la giustizia sommaria e di evitare però anche la promulgazione di un parallelo progetto giudiziario di diretta emanazione resistenziale.
Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia aveva pensato un'altra giustizia e un'altra forma di giustizia che ha delle caratteristiche diverse in realtà e che non entrerà mai in atto perché il governo legittimo, insomma il governo del Sud, emana questo decreto e costituisce le corti straordinarie d'assise. Cosa sono le corti straordinarie d'assise? Sono degli organi giudiziari territoriali, speciali, e sono bifronti. Sono delle corti che hanno una fortissima rappresentanza popolare, in cui ci sono una maggioranza di giudici popolari e una con minoranza di componente togata, cioè di giudici di merito, e a questo è affidato il giudizio sui crimini commessi appunto in occasione della guerra in Italia dai fascisti, sia militari che civili. Posteriormente all'8 settembre. I capi d'accusa però sono inquadrati, come vi dicevo, nelle norme del diritto penale militare di guerra, che viene eccezionalmente esteso alla componente civile. Anche questa è una cosa importante, perché si dice la guerra totale ha, indirettamente si dice la guerra totale ha rotto qualsiasi confine tra i militari, i combattenti militari, coloro che portano le armi, e i civili e in armi. Di fronte a queste giurie popolari sono chiamati, come l'esempio che abbiamo fatto prima, imputati per stragi, per rappresaglie, per rastrellamenti, per arresti, uccisioni indiscriminate, torture, furte, saccheggi, delazioni, ai danni sia di partigiani che di popolazione civile. Qual è la storia di questi due anni di giudizio? Perché è fondamentale per fare delle osservazioni successive. In una prima fase di giudizio queste corti, il giudizio delle corti d'assise straordinarie, almeno diciamo fino all'autunno del 45, è molto severo. E sono processi pubblici, sono processi che vedono un'ampiezza di pubblico e di presenza anche di testimoni molto ampia, e combinano molte pene di morte, molte pene all'ergastolo, e nonostante la normativa appunto imponga la condanna degli atti criminosi commessi solo, come vi dicevo, in forma subordinata, cioè quale collaborazione con i tedeschi. La preminenza numerica però del giudizio dei giudici popolari e la pubblicità delle udienze si riflette fortemente nella severità. Spesso sono interrotte queste udienze, che sono peraltro sono corti che giudicano con un giudizio sommario, in una giornata spesso. Spesso il pubblico interviene e con urla e con commenti, e laddove c'è una moderazione da parte delle difese o dei pubblici ministeri o nel giudizio della corte, ci sono stati anche e ci sono ampi casi anche di tentativi di linciaggio dell'imputato. Cioè è molto forte il contrasto di un governo nuovo e democratico che cerca di fare un'operazione pedagogica verso la popolazione, di dare fiducia alla giustizia attraverso una dimensione legale che non è, insomma, che è saltata negli anni precedenti. La scelta del giudizio però è in due tempi, cioè questa normativa permette la possibilità di ricorrere in appello attraverso una sezione speciale di Cassazione. Questa possibilità, insieme alla mancata totale epurazione della magistratura, che non viene epurata prima di compiere questo processo di punizione del nemico attraverso la giustizia legale, e contemporaneamente anche la componente di quell'unico magistrato di merito presente nelle corti di orientare il giudizio delle corti facendo un improprio uso delle proprie competenze professionali, è invalsa una modalità che è quella delle sentenze suicide. Cioè il relatore, colui che scrive davvero la sentenza, è il giudice di merito, non il giudice popolare, e può adottare una strategia che è quella di mantenere la condanna che la corte e la giuria sceglie, anche molto pesante rispetto all'imputato che ha davanti, ma nel modo in cui dà forma alle motivazioni giuridiche relative a quella condanna, può inserire delle incongruenze di tipo formale,
che fanno sì che quella sentenza sicuramente verrà accettata il ricorso in Cassazione e verrà annullata per vizio di forma. Questa modalità permette di nuovo di fare un nuovo processo in una nuova corte di merito, ma in una diversa località. Questo è importante perché se queste corti servono per dare pubblicità a un giudizio veloce, rapido, che sia anche una risposta alla sete, non abbiamo paura di dirlo, di una giustizia soggettiva anche e sommaria e a volte anche vendicativa e che ne abbia soddisfazione immediata, questo spostamento chiaramente rende tutto molto diverso. Ecco, la scelta che vi dicevo di adottata dal legislatore di configurare i delitti fascisti come reati di collaborazionismo svilisce il valore del crimine autonomo fascista, dà una lettura parziale subordinata dei confini e delle peculiarità della violenza fascista, che non ha sempre gli stessi obiettivi di quella tedesca, che non ha sempre le stesse forme. Non solo, ma appunto in questa scelta di richiamare la mancata fedeltà allo Stato legittimo in guerra ne consegue una, in maniera paradossale, una maggiore gravità dei delitti compiuti ai danni dei partigiani che sono riconosciuti come combattenti legittimi piuttosto che quelli compiuti ai danni della popolazione civile, perché è una logica militare. Si assiste quindi abbastanza rapidamente a una seconda fase di depenalizzazione sui crimini fascisti in cui gli estremi sono veramente delle aberranti offensivi dispute della magistratura superiore sui cavilli giuridici utilizzati per aggirare quella che saranno le cause ostative dell'amnistia del 1946. Questo fallimento giudiziario si chiude, o comunque ha una prima fase di chiusura, il 22 giugno del 1946 con l'emanazione dell'amnistia Togliatti. E ecco, le peggiori sentenze sono quelle della Cassazione in cui si fanno delle dispute veramente giuridiche, faziose. Le più conosciute sono quelle legate alle sevizie particolarmente efferate, qual è il limite di sevizia. La legislazione speciale adottata per punire i delitti fascisti è quindi fallimentare nel suo insieme dal punto di vista soprattutto della capacità di punire e di tenere in carcere i responsabili fascisti, perché un dato anche riportato dal Ministero degli Interni alla fine degli anni 40 è che la maggior parte dei condannati anche per reati di strage, omicidio e tortura è già rimessa in libertà alla fine del 49, cioè si parla di in carcere circa ancora 200 imputati condannati. I modesti effetti detentivi però, che sono effetto delle compromissioni e delle ingenuità anche politiche e giuridiche dell'epoca, in realtà non ci danno uno sguardo totale sulla funzione di questa giustizia speciale, perché questa giustizia, come dicevamo prima, ha un obiettivo diverso inizialmente e la funzione delle corti straordinarie assolve in realtà l'obiettivo di moderare la giustizia sommaria in una fase di transizione, è uno strumento normalizzatore in un paese ancora soffocato da una guerra civile latente e che rischia molto in termini di mancanza di capacità di diventare un paese democratico, è pervaso anche dalla soffocazione alla violenza. La educazione pedagogica della società a forme di governo istituzionali gradualmente sottrae il monopolio della violenza ai privati per riconsegnarlo allo Stato legittimo, e questo è un grande risultato nel giro degli stessi pochi anni, fino alla fine degli anni 40, fino all'emanazione della Costituzione del 48. L'onda lunga della violenza di guerra appare però contemporaneamente, questo non possiamo negarlo, rinfocolata anche dalle contraddizioni e dai paradossali esiti che vengono ottenuti attraverso la giustizia legale, che soprattutto nel secondo giudizio in Cassazione, appunto, vi dicevo, resta invischiata davvero in alcuni casi in offensive disamine sui delitti.
terroristi, e questo porterà a una seconda ondata di violenza di giustizia sommaria a partire, come dire, dal giugno del 46. Però dobbiamo anche ammettere che l'amnistia segna il vero punto di chiusura, nel senso che in essa in realtà è molto particolare, secondo me dovrebbe essere molto ponderato il giudizio sull'amnistia. E dopo vorrei tornarci guardando la relazione introduttiva che riguarda Sigillo Togliatti, perché all'interno dell'amnistia c'è una doppia impunità, in essa è contenuta sia un'impunità sui delitti fascisti non compresi nelle cause ostative, e c'è una precisa discrimine tra, come dire, crimini oltre i quali non si può andare nell'applicare l'amnistia, e anche però contemporaneamente l'amnistia prevede e ci mostra una spia questa cosa, una depenalizzazione dei reati partigiani fino al 1 luglio del 45, in quella che viene considerato un periodo di violenza inerziale. E allora forse possiamo dire che questa amnistia segna la strada di un momento di silenzio in cui si fa un passo per andare oltre. Nella relazione introduttiva è abbastanza chiaro da parte di Togliatti questa necessità di essere un nuovo regime del, cito, regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. E ancora, questo sempre Togliatti, non si può dimenticare che negli anni passati, e particolarmente nel duro periodo dell'invasione tedesca, molti sono stati cittadini quali hanno mancato dei doveri di fedeltà verso lo Stato e verso la patria, e si sono fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori. Hanno mancato al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche e persino alle più sacrosante leggi dell'umanità, di persecuzione e di violenza. Ma bisogna considerare elementi che attenuano le responsabilità personali. E andando avanti dice: soppressa ogni libera voce critica, molto difficile diventava, specialmente nelle giovani generazioni, distinguere il bene e il male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre un'esteriore e coatta disciplina. Qua per la prima volta c'è l'idea che la RSI e i bandi di leva dell'RSI possano anche essere stati considerati, per quanto appunto un governo illegittimo, un governo di fatto, però presi dal singolo anche come qualcosa di legittimo. E seppur nel proseguo della relazione Togliatti insiste sul fatto che c'è un discrimine molto preciso sui crimini che non si possono amnistiare, mette in gioco questa cosa. Allora forse possiamo dire questo, che c'è una differenza tra la configurazione dei reati fascisti della legislazione di cui vi ho parlato prima e dell'amnistia, dove per la prima volta viene configurata un clima da guerra civile, in cui la contesa tra resistenza e RSI per il monopolio della violenza e della giustizia non è una contesa così chiara e così evidente, che crea, come dire, delle problematiche. Dico questo perché prima ci si interrogava sul perché oggi la resistenza non gode, diciamo, di particolare interesse nelle nuove generazioni, o perché in qualche modo si sia persa una tradizione anche in parte. Questa amnesia che succede alla mancata costruzione di una memoria sui crimini fascisti, in realtà è rafforzata da un'altra cosa, cioè sempre dal punto di vista giuridico, cioè da un'impunità giuridica sui crimini di guerra italiani nelle guerre d'aggressione fasciste, che contemporaneamente avviene rispetto alle richieste di estradizione, determinando meccanismi autoassolutori e di rimozione collettiva. E la mancata codificazione dei crimini fascisti in Italia e all'estero porta un ricordo sbiadito e generico sulla violenza inflitta e subita in questi anni, con delle conseguenze tangibili di deformazione di uso pubblico della storia. La mancanza di una memoria nazionale almeno dei principali eventi di violenza di maggiore entità relativi al periodo, né a livello storico, né a livello politico, né a livello giuridico, lascia spazio a ricostruzioni deformate parziali, che magari si inseriscono su brandelli di memorie private, ma sono prive di un'accurata contestualizzazione. Se tutti abbiamo in mente immediatamente, anche il ragazzino di 15 anni risponde facilmente di qual è
Quali sono degli episodi di violenza tedeschi in Italia tra il 43 e il 45? Immediatamente risponde Sant'Anna di Stazzema o Montesole. Difficilmente vi dirà in un momento altrettanto una violenza fascista dello stesso periodo, e questo ci dovrebbe far riflettere. Riprendo velocemente a questo punto quelle due o tre punti di riflessione su cui volevo soffermarvi rispetto a questa carrellata. Allora, appunto, la configurazione dei reati fascisti nel reato di collaborazionismo. A parte il fatto che insigni giuristi come Giuliano Vassalli già nel 1946 ci redarguiva il fatto che il legislatore avrebbe potuto scegliere di configurarli come reato di guerra civile, e che questa fu una scelta, insomma, opinabile dal punto di vista giuridico e che ha dato adito a una casistica molto contraddittoria, ci dobbiamo chiedere perché. Per quale motivo c'è questa scelta da parte dei partiti antifascisti, una scelta precisa? Perché c'è una priorità, e la necessità è quella di legittimare il nuovo Stato democratico, prima di tutto. E la resistenza attraverso questi processi viene prima della punizione dei fascisti, perché è l'impianto giudiziario, in realtà, cerca questo collegamento di continuità con lo Stato del Sud e addirittura con la monarchia, e quindi con lo Stato di Badoglio, per confermare una legittimità dei partigiani come combattenti legittimi. Perché noi dimentichiamo, a distanza di tanti anni, quanto questo, dal punto di vista della cultura giuridica e della cultura militare, non fosse affatto scontato, e di come a così breve periodo dalla fine della guerra questo fosse un terreno di battaglia politica fondamentale. E quindi potremmo dire che c'è un paradosso in questo sguardo, cioè è la stessa necessità di configurare reati in maniera così particolare a mostrare un'esigenza politica prioritaria, che è quella del fatto che ci sia ancora una contesa sul monopolio della giustizia e l'uso legittimo della forza in quegli anni 43-45, che non sia vero che immediatamente scavallata la guerra la resistenza ha una legittimità agli occhi del paese. E questo prima di tutto. Dopodiché, la domanda, in realtà io ho riguardato, pur essendo il mio titolo legato alla punizione del nemico, mi sono chiesta, il convegno si intitola però Ricordiamo la Resistenza, e mi sono chiesta dove sono però i partigiani e le corti d'assise straordinarie, cioè cosa posso trarre, come dire, dalle sentenze, non solo dalla normativa. Allora, intanto quello che accennavo prima, cioè il fallimento del progetto giudiziario sancito dall'amnistia e dalla contraddittorietà della sua applicazione, sì, ci mostra un fallimento. Però è interessante anche riprendere in mano quali sono i confini, cioè quel confine, quell'argine che Togliatti inserisce, oltre il quale l'amnistia non è applicabile, e non stiamo a guardare quanto poi nella pratica è stata faziosamente stravolta questa idea, ma qual era l'idea di Togliatti? Guardando le cause ostative che ci fanno capire quali sono i crimini considerati veramente contro la resistenza, le stragi, i saccheggi, e poi ritornano le stragi e i saccheggi sulla componente civile anche, e ritorna, come dire, un'attenzione a una dimensione anche storica che sarà ripresa solo successivamente, le sevizie, le torture, l'uso della tortura come modalità repressiva verso il nemico interno in particolare, e anche lo scopo di lucro, i profittatori, cioè l'idea che il fascismo sia uno Stato che ha un fortissimo collegamento con la corruzione, con il vantaggio personale contro il bene comune. Questo è lo sguardo del 46. Non solo, come dicevo prima, questa idea che l'RSI sia erroneamente percepita come uno Stato di fatto, e che quindi in realtà la compromissione della popolazione italiana è nel non capire che non si tratta più di uno Stato legittimo, è molto più ampia nel 46, con un riconoscimento anche di un involontario consenso a uno Stato amministrativo dell'RSI perlomeno. E a questo punto c'è da dire anche che l'RSI non viene quasi mai nominata in questi decreti di legge,
volontariamente. Ecco, l'inquadramento militare dei reati. Dicevamo l'estensione alla componente civile delle norme del codice penale militare di guerra, che sancisce la contraddizione di una guerra totale, quindi la caduta, dicevamo, della distinzione tra combattenti e non combattenti. Anche verso i partigiani c'è questo. I partigiani dentro le quartiere straordinarie sono con la centralità e la figura dei partigiani combattenti, appunto dei legittimi combattenti autorizzati dal governo legittimo e per quanto irregolari. E qua si potrebbe aprire un lunghissimo discorso sulla legittimità dello status di partigiano, la guerra irregolare e quello che succederà subito dopo questo processi al nemico, cioè una vera e propria ondata di processi ai partigiani, non solo per azioni compiute, come dire, dopo il 25 aprile, ma anche prima, con un intento di schiacciare in maniera fortissima l'azione partigiana all'interno dei crimini comuni, quindi di negarne la politicità. E questa è una battaglia politica che avviene ancora in termini giudiziari. Gli elementi però ci sono anche da guardare: che cosa avrebbe voluto la resistenza, cioè qual è il progetto del CLN Alta Italia, dove si differenzia, che cosa aveva impresso come attenzioni diverse. Molto velocemente, anche molto sommariamente, anche in questo caso, da una parte l'irrevocabilità dei giudizi di primo grado, cioè l'impossibilità di ricorrere in appello, ma l'altro elemento fondamentale e centrale, a mio parere, da guardare oggi con occhi diversi, è l'imposizione della presenza delle parti civili come cioè parte in causa dei processi, mentre le corti d'assise straordinarie e anche le sezioni speciali di corte d'assise non prevedono questo. Quindi, e questo è molto importante, perché vuol dire che i parenti, che chi assiste alla resistenza, chi in realtà ha dei caduti, dei feriti, gli stessi protagonisti come vittime della violenza fascista, hanno una voce, avrebbero avuto una voce in questi processi diversa. Questa contraddizione che vi dicevo di impostazione, che porta al paradosso che si portano in giudizio i criminali dell'RSI per la loro infedeltà rispetto allo stato legittimo del Sud e al re, con una rivalutazione del ruolo delle forze moderate e della monarchia e delle compromissioni con il regime. Questa è una cosa grave in realtà. Ciononostante emerge anche nei processi di quattro straordinaria, nonostante, come dire, non passino alcune indicazioni che arrivano dal CLN Alta Italia, una resistenza plurale e sfaccettata, una resistenza di popolo, perché come testimoni, come artefici di denunce, si delinea un universo veramente variegato di parenti, di favoreggiatori, di assistenti, di coloro che hanno fatto assistenza alla resistenza e ai combattenti, in cui spicca il ruolo delle donne. E che per questo, e per quanto appunto questo mondo si è escluso dal progetto punitivo, che vede i combattenti partigiani come figure centrali depositarie del piano risarcitorio nelle aule, questa eccedenza è specchio della ricchezza del movimento di liberazione, di un movimento di liberazione che spesso in queste figure non si autorappresenta come parte della resistenza, ma si fa carico della richiesta di giustizia a nome dei partigiani combattenti. E su questo credo che ci dimostri ancora come la contestualizzazione sia quella della guerra civile, cioè un universo che non ammette neutralità, che non ammette la possibilità di una parte civile inerme che si pone al di fuori della contesa. Credo che soprattutto questo ruolo a pieno titolo di questa eccedenza dell'idea, chiamo favoreggiatori per usare una categoria unica, di tutto quello che non è resistenza partigiana combattente in armi,
È molto interessante come spazio per le ricerche future, ci mostra quanto più complessa sia la situazione e soprattutto ci mostra un'altra cosa: chi è che non considerava questo mondo esterno all'idea del nemico? I fascisti repubblicani. Nei decreti repressivi dell'RSI è chiarissima l'equiparazione tra i componenti delle bande partigiane e i loro favoreggiatori, e questo secondo me ci dà un'indicazione molto chiara anche della deformazione successiva. Vi ringrazio.